Salve a tutti ragazzi e bentornati su Over the Wire, la serie dedicata alla sicurezza informatica. Dopo una lunga attesa, in questo video proveremo a fare qualche livello e a vedere fin dove si arriva. Lo so che vi avevo detto che con questo video avrei concluso la serie, però poi ho cambiato idea perché avrei da fare 13 livelli, se non sbaglio. E mi rendo conto che 13 livelli sono tantini e il video rischia di diventare noioso. Quindi facciamo qualche livello senza fretta e senza furia e niente, divertiamoci. Se stai iniziando a guardare la serie da questo video, pessima idea, ti consiglio di andarti a ripescare il primo episodio, se non altro per capire cosa stiamo facendo. Inoltre, per snellire la procedura di login, ho creato questo semplice script in Perl che, sfruttando SSHPass, che è un tool che permette di passare la password di autenticazione Secure Shell come parametro, saltando così pari pari la fase di interattiva che ci viene chiesta, dove ci viene chiesta la password in input, ci consente di loggarci più rapidamente, così vi risparmio anche la procedura di autenticazione che alla lunga fa scendere il latte alle ginocchia. Mi sembra di avervi detto tutto, quindi non perdiamo tempo e ricominciamo la nostra avventura su Bandit. Allora, eravamo rimasti quindi a Bandit 20. Perfetto, quindi logghiamoci con lo script che vi ho appena mostrato. Quindi Bandit 20 ed eccoci qua. Cosa dobbiamo fare? Allora, c'è un setuid binary nella home che stabilisce una connessione sul localhost alla porta da te specificata come parametro. Dopodiché legge una linea di testo dalla connessione, effettua la comparazione con la password del livello precedente di Bandit 20 e se la password è corretta ci restituisce in output la password per il prossimo livello. Perfetto. Innanzitutto diamo un'occhiata alla home e troviamo per l'appunto il setuid binary su connect. Proviamo a lanciarlo senza parametri né niente e infatti l'output ci conferma ciò che abbiamo appena letto, ovvero questo programma ci connetterà alla porta specificata sul localhost utilizzando una connessione TCP. Se riceve la password corretta dall'altra parte, avremo in output la password per il livello successivo. Quindi, che cosa è questo SuConnect? Non è nient'altro che un client TCP che, una volta stabilita la connessione con il server, legge la stringa testuale che verrà inviata dal server e effettuerà la comparazione con questa stringa, anzi tra questa stringa e la password del livello precedente, e se la password del livello precedente è uguale alla stringa testuale ricevuta dal server, avremo in output la password per il livello successivo. Per riuscire a superare questo livello dobbiamo risolvere due problemi di fondo, ovvero come creare uno pseudo server TCP in locale e come creare due sessioni terminale indipendenti. Per creare uno pseudo server TCP possiamo utilizzare Netcat o NC per gli amici. Netcat è un programma open source a riga di comando di comunicazione remota ed è utilizzabile sia con protocollo TCP che UDP. Ma prima di proseguire, vediamo cosa sono e come funzionano questi due protocolli. TCP e UDP sono protocolli utilizzati per inviare bit di dati, chiamati anche pacchetti, su internet. Entrambi lavorano sopra il protocollo IP, quindi sia che utilizziamo una comunicazione TCP
sia che utilizziamo una comunicazione UDP, avremo la certezza matematica che il pacchetto di dati sarà inviato ad un indirizzo IP. La differenza sostanziale tra questi due protocolli è che il protocollo TCP necessita di una connessione garantendo il corretto invio dei dati, mentre il protocollo UDP è connectionless, ovvero spedisce i dati e punto, non aspetta alcuna richiesta di conferma. Il protocollo TCP, prima di inviare un pacchetto, stabilisce una connessione con il server e attende per verificare che il server sia disponibile. Se il server dà l'ok, allora il resto delle informazioni viene inviato. Nel caso il pacchetto non arrivi o arrivi danneggiato, ne viene richiesto il rinvio. Riassumendo, il protocollo TCP assicura l'integrità dei dati. Il protocollo UDP invece non stabilisce alcuna connessione con il server, si limita esclusivamente ad inviare i dati e non si preoccupa nemmeno di verificare l'integrità dei pacchetti o la disponibilità del server. Se arriva tutto, bene, altrimenti mettiti l'anima in pace. È un po' come il corriere del GLS, per capirci. Ora che sappiamo cosa sono questi due protocolli e come funzionano, proviamo a creare questo famoso pseudo server TCP in ascolto utilizzando Netcat. Basta lanciare il comando nc con flag L che sta per listen, quindi mettiti in ascolto e specificare la porta sulla quale vogliamo metterci in ascolto utilizzando il flag P. Scegliamo la porta 8000. Fatto. Adesso però il problema è che non possiamo fare altro perché abbiamo il nostro server in attesa di connessione. Ed è proprio qua che nasce la necessità di creare un'altra sessione terminale indipendente dove lanciare su Connect. Per fare ciò dobbiamo utilizzare un terminal multiplexer. Un terminal multiplexer è un software che ci consente di creare più sessioni terminale indipendenti partendo da una singola sessione aperta. Questo vuol dire che possiamo separare molto semplicemente i processi di esecuzione di più programmi. Sul server di Bandit, a quanto pare, è installato Tmux. Quindi proviamo a lanciare Tmux e una volta lanciato dividiamo la sessione con Ctrl B più percentuale. Perfetto, adesso abbiamo due sessioni completamente indipendenti fra loro. Sul pannello di sinistra proviamo a creare il nostro pseudo server TCP in ascolto sulla porta 8000. E sul pannello di destra lanciamo su Connect sulla porta 8000. Ok, apparentemente non è successo niente, però per riprova, se interrompiamo l'esecuzione di su Connect, come vedete sul pannello di sinistra, pure lo pseudo server creato con Netcat interrompe la sua esecuzione. Non ci resta altro che trovare un modo per far inviare al server creato con Netcat la password di Bandit 20. Per fare ciò dovrebbe bastare l'utilizzo di echo più password, poi aprire il pipe e utilizzare Netcat. Ok, a questo punto il server creato con Netcat dovrebbe inviare tramite, diciamo, il comando echo la password di Bandit 20 al client su Connect. Proviamo. E infatti a quanto pare ha funzionato. Come vedete, ha letto la password che abbiamo passato tramite il comando echo e ha inviato al server creato con Netcat la password per il livello successivo. Quindi salviamo. Questo sarebbe Bandit 21.
vai e loghiamoci. E riloghiamoci come bandit 21 con la password che abbiamo appena ottenuto. Perfetto, eccoci qua. Cosa dobbiamo fare adesso? Guardiamo un po', quindi bandit 21 22, un programma viene eseguito automaticamente a intervalli regolari da cron. È il time based job scheduler. Ok, scusatemi. Guarda in etchcron.d, cerca della configurazione e guarda quale comando viene eseguito. Perfetto, ma prima di affrontare questo livello guardiamo che cosa è questo cron. Cron è uno scheduler, ovvero un software che permette di organizzare ed eseguire operazioni, comandi oppure script ad intervalli regolari definiti dall'utente. Se ad esempio abbiamo la necessità di far partire un software di diagnostica alle ore X del giorno X, possiamo programmare la sua esecuzione creando un cron job che verrà poi eseguito da cron. Noi quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in etchcron.d e cercare il file di configurazione, che sicuramente è cronjob bandit 22. Vediamo che ci dice. Praticamente questo script viene eseguito ad ogni riavvio del server, ad ogni minuto, ad ogni ora, di ogni giorno, insomma viene eseguito praticamente sempre. E questo script si trova in user bin sotto il nome di cronjob bandit 22. Va bene, quindi guardiamo questo script cosa fa. Cronjob bandit 22.sh. Allora cambia i permessi di questo file dal nome impronunciabile, poi legge la password di bandit 22 e la salva sotto questo nome qua in tmf. Va bene, quindi leggiamo questo file che regola, eccolo. Quindi questa qua suppongo che sia la password per il livello successivo. Salviamola, quindi bandit 22, vai, sloghiamoci, riloghiamoci come bandit 22 perfetto, livello superato. Vediamo cosa ha in serbo per noi bandit 22, quindi da 22 a 23. Ok, un programma viene eseguito automaticamente a intervalli regolari da cron. Guardare in etchcron.d e cercare il file di configurazione per capire quale comando viene eseguito. Una nota, capire gli shell script scritti da altri può essere una skill davvero utile. Lo script per questo livello è stato fatto intenzionalmente per essere facile da leggere. Se hai problemi a capirlo, prova ad eseguirlo e guarda e fai debug secondo le informazioni che stampa in output. Va bene, allora spostiamoci in etchcron.d, guardiamo, stavolta ci interessa il cron job relativo a bandit 23. Guardiamo un po', ok, viene eseguito cron job bandit 23.sh che si trova in user bin
bandit cron job bandit 23.sh. Vediamo cosa fa. Allora, crea la variabile myName e ci salva dentro il risultato di whoami. Whoami, come sapete, restituisce il nome utente. Quindi, se lo proviamo a lanciare noi, whoami ci restituisce bandit 22, perché per l'appunto siamo bandit 22. Questo qua viene eseguito come bandit 23, quindi dentro myName troveremo bandit 23. Poi la variabile myTarget è la frase l'utente bandit 23, poiché dentro myName abbiamo detto si trova bandit 23. Poi viene calcolato il checksum della stringa sono l'utente bandit 23 ed infine viene lanciato il comando cat, separa a quanto pare la stringa utilizzando il delimitatore spazio e poi viene utilizzato il campo 1. Poi la password viene copiata da hash bandit pass myName, quindi da hash bandit pass bandit 23 a tmp sotto il nome di myTarget. Va bene, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riuscire a recuperare il valore di myTarget, della variabile myTarget, e dopodiché andare a leggere la password contenuta sotto tmp sotto il nome del valore della variabile di myTarget. Allora, iniziamo. Quindi il comando è echo, poi la frase I am user, quindi bandit 23. Poi bisogna calcolare il checksum della frase ed infine chiamare il comando cat, dividere la stringa corrente utilizzando come delimitatore lo spazio e tenere il campo 1. Ok, questo qua dovrebbe essere il valore contenuto all'interno della variabile myTarget dello script. Quindi proviamo a vedere se funziona. Leggiamo quindi in tmp il file questo e ce l'abbiamo fatta, poiché in output abbiamo avuto a regola la password per bandit 23. Quindi salviamola. Vai, ha funzionato. In questo livello dobbiamo sempre curiosare nel file di configurazione che si trova in hcron.d e poi ci sono due note. La prima ci dice che in questo livello dovremmo creare il nostro primo shell script, quindi ci dà un indizio. E nella seconda nota ci dice di tenere a mente che il nostro script verrà rimosso una volta eseguito, quindi sarebbe cosa buona e giusta tenerne una copia da qualche parte. Va bene, guardiamo subito cosa succede. Quindi il cron job che ci interessa è bandit 24, quindi bandit 24. Ok, viene eseguito lo script che si trova in questo percorso. Perfetto, questo è lo script che viene eseguito. Allora, crea una variabile chiamata myName, salva al suo interno il risultato di whoami, quindi questo script viene eseguito come bandit 24, quindi dentro myName ci sarà bandit 24. Poi entra nella directory sotto vars pool myName, quindi bandit 24, e poi un ciclo for che ad ogni iterazione esegue lo script che trova all'interno di vars pool bandit 24. Una volta eseguito lo script, come potete vedere, questo
è il momento in cui viene eseguito, questo è il momento in cui viene rimosso. Quindi lo script viene eseguito e successivamente viene immediatamente rimosso. La cosa migliore che possiamo fare è senz'altro sfruttare la situazione, poiché questo script viene eseguito come bandit 24, ok? Quindi, se noi creiamo uno script che semplicemente legge il contenuto che si trova sotto hatch bandit pass, sotto l'utente bandit 24, riusciremo a ottenere la password. Poiché io, che sono bandit 23 al momento, se voglio leggere la mia password sotto bandit pass bandit 23, quindi posso farlo senza problemi. Quindi, perché non fare la solita cosa con bandit 24? Allora, innanzitutto creiamo una directory di lavoro, altrimenti non si va da punte parti. Chiamiamola robot. Poi, sotto robot, creiamo il nostro script. Allora, chiamiamolo givePass. Ok, allora, aggiungiamo l'intestazione e semplicemente utilizziamo il comando cat, leggiamo il contenuto di bandit 24 e no, perché l'output, aspetta, salviamo un attimo qua. L'output, come potete vedere, viene ridiretto su dev null. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se noi ci limitiamo a stampare in output il contenuto di bandit 24 utilizzando il comando cat, non vedremo nulla perché l'output viene silenziato. Quindi, cosa possiamo fare? Possiamo creare un file sempre nella nostra cartella sotto robot, chiamiamolo pass. Però conviene crearlo prima, perché bandit 24 a regola non dovrebbe avere permessi per scrivere in una cartella che appartiene a bandit 23. Quindi si legge il contenuto di bandit 24 e si ridirige l'output in pass sotto la nostra cartellina, ok? Quindi salviamo, poi creiamo tramite il comando touch la destinazione di output che, come abbiamo detto, era pass, ok? Perfetto. Ora guardiamo il contenuto della nostra cartella e troviamo per l'appunto lo script givePass che sarà lo script che ci darà la password per il livello successivo e la destinazione di output dello script, che è pass. Ora, quello che dobbiamo fare è cambiare i permessi sia di givePass. Allora, givePass bisogna renderlo sia rendiamolo eseguibile, leggibile e scrivibile da tutti. TMP robot givePass. Vai. Ok, adesso lo script givePass è scrivibile, leggibile ed eseguibile da tutti gli utenti. Quindi non ci dovrebbero essere problemi. Ora dobbiamo fare la solita cosa, vabbè, anche se non è, vabbè, lasciamolo 777, va benissimo. La solita cosa dobbiamo fare con la destinazione di output. Quindi cambiamo i permessi anche a pass e ci siamo. Ora, dove vengono, qual era la cartella degli script? Era var spool bandit 24. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spostare il nostro script in var spool bandit 24. Quindi spostiamolo. E adesso, come possiamo fare per verificare se il nostro script viene eseguito? Proviamo a leggere semplicemente, a leggerlo
nella directory in cui è stato spostato. Quindi give pass. Ok, a quanto pare, ah no, bandit, no, è bandit 24, non bandit. Ok, è sempre qui, quindi non è stato ancora eseguito, poiché, come abbiamo visto prima, una volta che gli script vengono eseguiti, vengono immediatamente cancellati. Quindi, se siamo riusciti a leggerlo, vuol dire che il file è ancora presente. Quindi, non è ancora stato eseguito. Riproviamo. Ok, come vedete, adesso, se si prova a leggere give il nostro script, ci dice che non esiste, quindi tecnicamente dovrebbe essere stato eseguito. Proviamo a vedere se la password è stata scritta correttamente sulla destinazione che abbiamo creato. Eccola, perfetto. Quindi copia. E ce l'abbiamo fatta. Guardiamo cosa dobbiamo fare. Quindi livello 24 a 25. Allora, un demone è in ascolto sulla porta 30.002 e ci darà la password per bandit 25 se gli passeremo la password per bandit 24 e un pin code segreto a 4 cifre. Non c'è alcun modo di recuperare il pin code eccetto di tentare tutte le 10.000 combinazioni. Questo livello è davvero una figata clamorosa. Cosa andremo a fare in questo livello? Andremo semplicemente a scrivere un brute force. Molti di voi sicuramente avranno già sentito parlare di questa tipologia di software. Un brute force è un software che tenta svariate combinazioni fin tanto che non trova la combinazione esatta. La combinazione in questo caso è un pin code di 4 numeri, ma di solito un software per il brute force può essere utilizzato, anzi generalmente viene utilizzato per craccare le password deboli, come ad esempio cane 123, casa casa 123, oppure nome più cognome 123, insomma questo genere di robe qua. E utilizzano di solito delle liste di parole chiamate dizionari. Noi non abbiamo bisogno di un dizionario poiché ci viene richiesto semplicemente di indovinare un pin code di 4 numeri. Cosa dobbiamo fare quindi? Allora, per prima cosa assicuriamoci che ci sia questo demone in ascolto sulla porta 30.002. Vediamo se troviamo qualcosa. Sì, come vedete sulla porta 30.002 è in ascolto un servizio TCP, ok? Allora, adesso vediamo come funziona questo pin code checker. Quindi utilizziamo, tanto per raccogliere un po' di informazioni su questo software, telnet e stabiliamo una connessione sul localhost sulla porta 30.002. Ok, allora per prima cosa abbiamo un messaggio di benvenuto e ci dice che è il pin code checker per l'utente bandit 25. Inserire la password per l'utente bandit 24 e il pin code segreto su una singola linea, separato da uno spazio. Quindi, ah, perfetto, altra cosa importantissima da sapere è che c'è il timeout. Se si dorme, diciamo, per tot secondi, si viene automaticamente disconnessi. Quindi ristabiliamo la connessione con Telnet. E cosa ci dice di fare quindi? Di inserire la password per l'utente bandit 24 e poi il pin code sulla solita linea, separato da uno spazio. Quindi password e pin code che io metto a caso 000. Niente, non funziona, ci dice wrong. Allora riproviamo di nuovo. Di nuovo sbagliato.
Perfetto, adesso abbiamo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per scrivere il nostro brute force. E sapete che vi dico? Quasi quasi questo brute force lo scriviamo in Perl. Prima di creare il nostro programma brute force, dobbiamo però capire, almeno molto sommariamente, cosa sono e a cosa servono i socket, poiché rappresentano il nucleo pulsante del programma che andremo a scrivere. Un socket è l'astrazione principale per la programmazione di rete, e proprio grazie a questo tipo di astrazione software è possibile stabilire un punto terminale di comunicazione bidirezionale tra due macchine. Questa è solamente una presentazione, quasi quasi, ma neanche la definirei un'infarinatura. È giusto per sapere di cosa stiamo parlando, perché il discorso socket è un argomento veramente troppo ampio per essere trattato in maniera dignitosa in questo video. Prendete questo come una dritta se volete approfondire l'argomento. Bene, ora possiamo finalmente passare al momento tanto atteso, ovvero la scrittura del brute force. Allora, intanto creiamo una cartella di lavoro sotto TMP e chiamiamola come al solito robot. Perfetto, spostiamoci il robot. Allora, innanzitutto importiamo warnings, poi la feature 6 ci può tornare comodo, e poi direi anche, no, basta, importiamo il nostro modulo socket. Ora creiamo il nostro client, quindi init, per chi se lo stesse chiedendo, è una famiglia socket. Però, come ho detto prima, non posso trattare l'argomento socket, è una cosa mastodontica, non ce la farei mai a trattarla, cioè dovrei dedicare un video proprio apposta e parlare dei socket, e questo non è il caso. Comunque, bando alle ciance, creiamo il nostro socket, quindi della famiglia init, e definiamo gli attributi, ovvero questo è l'indirizzo al quale ci connetteremo, in questo caso ci dobbiamo connettere sul localhost, poi la porta è la 30.002, ed infine il tipo di protocollo che utilizzeremo. Utilizziamo il protocollo TCP. Perfetto, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato il nostro socket, abbiamo stabilito, anzi guarda, ve lo commento anche, l'indirizzo, porta e tipo e protocollo, meglio che tipo e protocollo. Ok, quindi ci connetteremo sul localhost sulla porta 30.002 e utilizzeremo il protocollo TCP. Perfetto, quindi che cosa dobbiamo fare adesso? Allora, intanto dobbiamo creare due variabili. La prima è la variabile, chiamerò response, dove andremo ad inserire la risposta del demone in ascolto sulla porta 30.002, e poi la variabile pin che setterò a 0, e questa qui sarà poi la variabile che andremo scusate a incrementare via via per tentare di indovinare la combinazione. Direi di utilizzare anche le buone regole di programmazione. Allora, unless, vedete, ci sono anche delle esclusive in questa serie. Unless praticamente è il contrario di if. Allora, if cosa fa?
esegue un blocco di istruzioni se la condizione viene considerata, viene valutata true, ok? Mentre unless esegue un blocco di istruzioni se la condizione viene valutata false. Quindi che cosa fa in questo caso unless? Lancia il die se il socket risulta false, e il socket risulta false se vi sono dei problemi durante la creazione dello stesso, d'accordo? Quindi tra le altre cose adesso riprenderò il corso sul Perl, però volevo fare un episodio di Over the Wire perché era volevo finire un episodio di Over the Wire perché era da un bel po' che non lo portavo e era una cosa che mi premeva. Comunque sto lavorando per voi. Cosa accade per la prima volta quando contattiamo il demone in ascolto sulla porta 30.002? Ci dà un messaggio di benvenuto. Quindi noi per prima cosa dobbiamo ricevere il messaggio di benvenuto, perché bisogna scrivere questo socket, bisogna scrivere, scusatemi, questo programma in modo tale da essere sincronizzato con il demone in ascolto sulla porta 30.002, d'accordo? Quindi la prima cosa che andremo a fare è semplicemente ricevere tramite comando receive, che sembra a ricevere, ciò che ci dice il demone, e inserire i dati così ottenuti nella variabile response. 1024, se ve lo state chiedendo, dovrebbe bastare, è la lunghezza del buffer dei dati ricevuti in questo modo. Vuol dire che la lunghezza massima della risposta che riceveremo dal demone potrà essere di 1024 caratteri. Ma cosa succede se invece di 1024 magari è 2048? Riceveremo il messaggio fino a 1024 caratteri, dopodiché il nulla, quindi spezzato a metà. Poi io direi di provare a stampare la risposta del demone per vedere se per ora sta procedendo tutto bene. Proviamo a lanciare lo script. Come vedete, siamo riusciti ad ottenere con successo il messaggio, chiamiamolo di benvenuto, del demone in ascolto sulla porta 30.002. Possiamo quindi continuare a scrivere il nostro brute force. Allora, quindi abbiamo ottenuto con successo il messaggio di benvenuto, quindi adesso dobbiamo creare un ciclo while che si ripete fin tanto che non si indovina questo benedetto pin code. Quindi il pin code però è a 4 cifre. Come posso fare? Così. Allora, quindi se la lunghezza di pin è uguale a 1, quindi se il pin è composto da una sola cifra, quindi da 0 a 9, scusatemi perché sto per scrivere il codice formattato in maniera un po' brutta, però vabbè, chi se ne... Si stampa in output cosa stiamo inviando al demone, poi si invia effettivamente al demone il nostro pin, sì, dovrebbe andare bene, e poi si invia il pin e si incrementa il pin di 1, solita cosa dobbiamo fare se, allora, se il pin invece, se la lunghezza del pin è uguale a 2, quindi da 10 a 99 stamperà, basterà aggiungere uno 0
Ah, poi bisogna inviare già, se no non funziona. Bisogna inviare la password per Bandit24. Quindi facciamo questa cosa qua. La password per Bandit24, lo spazio, poi il PIN. Quindi dobbiamo inviare questa cosa qua. Correggiamo anche qui. Quindi, se la lunghezza del PIN è uguale a 2, quindi dai numeri da 10 a 99, si stampa in output il valore corrente del PIN e si invia al demone la password di questo livello più il PIN corrente. Poi si incrementa la variabile PIN di 1. E se invece, però sarà bene, aspetta, invece di if usiamo else if, che è meglio. Else if, poi se invece se la lunghezza del PIN è uguale a 3, quindi da 100 a 999 si aggiunge solamente uno 0, poi si invia di nuovo la password 0 di padding, poi si incrementa il PIN. In tutti gli altri casi invece si stampa semplicemente in output, quindi se il valore, se la lunghezza di PIN è da 4 cifre in su, si stampa semplicemente in output il valore di PIN e si invia come al solito, si invia la password, lo spazio e il PIN. Poi si incrementa PIN di 1. Ok? Vediamo se fatta tutto a modo. Ah, ovviamente devo inserire il new line, se no mi resta la risposta in sospeso. Perfetto. Quindi adesso cosa abbiamo fatto? Prima di inviare il PIN al demone si controlla la lunghezza di PIN, quindi in questo caso il numero di cifre cui è composto PIN, e se PIN è un numero con una cifra sola, si aggiunge 3 zeri di padding a PIN e si invia al demone. Come ci risponde il demone se abbiamo inserito la password errata? La risposta, allora, ok, allora, prima di tutto dobbiamo di nuovo ricevere la risposta del demone e si infila il tutto nella nostra variabile response. Vediamo il 1024, dovrebbe essere più che sufficiente. Poi come ci risponde il demone se la password è errata? Ci dice wrong, mi sembra. Quindi se dentro response troviamo la sequenza wrong, semplicemente si stampa in output semplicemente wrong. E poi lo incrementerei qua il PIN, perché devo incrementarlo qua? Non ha senso questa cosa. Quindi vediamo. Se la risposta contiene la sequenza wrong, si stampa in output, scusate,
wrong e si incrementa il valore di pin di 1. Non so come mi risponde il demone quando indovinerò la password, però sicuramente non credo che all'interno della sua risposta sia presente la sequenza wrong. Quindi se wrong non viene trovato all'interno di response, say correct esageriamo e poi rest, così si esce dal ciclo while. Una volta usciti dal ciclo while, direi di chiudere il socket e tanti saluti. Ok, il nostro script dovrebbe essere pronto. Prima di lanciarlo, breve riepilogo. Allora, abbiamo creato la variabile response dove andremo ad inserire tutte le risposte che otterremo via via dal demone. Poi la variabile pin, che contiene la parte numerica del nostro pin code. Poi abbiamo creato il nostro socket, ci siamo connessi sul localhost alla porta 30.002 utilizzando il protocollo TCP. Poi, una volta creato il socket, otteniamo il messaggio di benvenuto dal demone, si stampa in output il messaggio, poi ciclo while, diciamo principale, si effettua il controllo sulla variabile pin e se pin è composto da una sola cifra numerica si aggiungono tre zeri prima di pin e si invia la password di questo livello più il valore di pin con tre zeri a sinistra al demone. Se invece è composto da due cifre, solita cosa, solo che si aggiunge due zeri di padding. Se pin invece è composto da tre cifre, basterà aggiungere uno zero di padding e in tutti gli altri casi invece si invia il pin così come sta. Poi, una volta deciso come inviare il pin, si riceve la risposta dal demone e si salva nella variabile response. Se la variabile response contiene la sequenza wrong, vuol dire che abbiamo sbagliato e si incrementa il valore pin di 1, altrimenti si stampa in output correct e si esce dal ciclo while. Una volta trovata la combinazione, si chiude il socket e tanti saluti. Mi sono scordato di una cosa importantissima, che se non stampo la password mi tocca rifare tutto da capo. Quindi se si indovina si stampa correct, poi password e poi si stampa il contenuto di response che a regola dovrebbe contenere, che ho scritto, che a regola dovrebbe contenere la password per il livello successivo. Ora dovrebbe essere davvero tutto a posto e non ci resta che lanciarlo. Quindi perlbruteforce.pl e vediamo se funziona. Ok, come vedete sembra funzionare tutto correttamente. Questa operazione ci potrebbe mettere un bel po', perché non è che sia proprio il massimo della sveltezza. Comunque niente, dai, mi conviene staccare. Ci siamo, ci abbiamo messo un bel po', ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Come vedete il pin è 3715 e la password, ok, dentro response non c'era la password bensì solo la stringa correct e poi è stata stampata in output la stringa the password of user bandit 25 is questa. Quindi copiamolo al volo, non perdiamo tempo. Anche questa è andata. Direi di fermarci qua per questo episodio.
questo bandit finalmente inizia a mostrare i denti. Sono proprio curioso di vedere cosa ci attende nei livelli successivi, anche perché con questa storia del Brute Force sono rimasto piacevolmente sorpreso. Anzi, proprio riguardo al Brute Force, sapete che faccio? Ve lo riscrivo e ve lo metto scaricabile e vi lascio il link in descrizione. Quindi, niente, direi che per questo episodio di Over the Wire è tutto e alla prossima!